Ragazzi, amiche mie, buongiorno, ben ritrovati in questo nuovo video. In questa splendida giornata a Fosa, ragazzi, non vi dico il caldo che è arrivato proprio di botto. Sinceramente preferivo le settimane passate perché c'era quel bel fresco al mattino. Adesso, mamma mia, fa già caldo. Allora, non è tardissimo, però insomma, mamma mia. Allora, ovviamente io sono in pigiama perché mi sono alzata da poco, sinceramente, anche se questa mattina mi sono svegliata intorno alle 4 e non ho più dormito. Non lo so, avevo la testa piena di pensieri, cioè nulla di che, però ho iniziato a pensare a mille cose e quindi poi ho perso completamente il sonno e mi sono poi riaddormentata verso, non so, 6:30 così. Infatti Jessica è uscita questa mattina, non l'ho neanche sentita. Va bene, comunque ragazzi, adesso mi sono alzata, ho fatto la mia bella colazione che non deve mai mancare. Tra l'altro mi sono bevuta un cappuccino freddo questa mattina. Avete visto comunque ha fatto tanta schiuma? Questo cappuccinatore della Smeg è eccezionale. Infatti proprio ieri sera Jessica mi ha detto: ma mamma, perché al mattino non ti prepari il cappuccino freddo? E io, ragazze, non ci pensavo proprio più al fatto che il cappuccinatore della Smeg facesse proprio anche questo cappuccino così freddo, ma nello stesso tempo molto schiumoso. E infatti questa mattina devo dire che bevendo un cappuccino freddo è stata tutta un'altra cosa, perché ultimamente neanche il caffè riesco a bere, talmente fa caldo. Poi non so se perché qui è piccolino, c'è una cappa tremenda, benché io abbia tutto aperto, anche se lascio sempre in penombra, perché così magari, non so, mi dà la sensazione che sia più fresco. Allora ragazzi, che dire, questa mattina non ho in programma nulla di che, perché ieri sono andata a fare la spesa già ieri mattina, per cui niente, questa mattina penso che resterò a casa. E nel pomeriggio invece abbiamo appuntamento sul cantiere con il geometra, insomma con un po' di persone, anche per quanto riguarda poi l'esterno della casa, perché dobbiamo far tagliare tutta l'erba perché la casa non c'è più, non si vede più dalla strada né da una parte né dall'altra, perché è proprio sommersa e quindi è giunta l'ora di iniziare a tagliare tutto quanto. Adesso abbiamo chiesto ad alcune persone lì del posto e vediamo, oggi infatti abbiamo appuntamento, andiamo un po' a sentire. Allora, oggi pomeriggio ragazzi, infatti forse questo è uno dei miei principali pensieri, dovrebbero aver montato le porte nei giorni passati, però allora oggi è mercoledì e quindi lunedì siamo andati a vedere, non c'era nessuno. Io quando vedo così mi demoralizzo subito, però giustamente Jessica mi ha detto: mamma, se leggi bene il messaggio che ha inviato l'architetto, c'era appunto scritto o lunedì o martedì, per cui non ti fasciare la testa, perché comunque sicuramente lo faranno in questi giorni. E quindi sono curiosissima ragazzi, perché so che le porte sono bellissime e quindi sono in ansia, ecco, non vedo l'ora di vederle. E niente ragazzi, questa mattina resto a casa, magari mi metto in cucina, benché faccia un caldo pazzesco, io accenderò il forno, eh sì, io sono per le sfide. E quindi, siccome in tante mi avete chiesto la ricetta del pane in cassetta, penso che lo farò proprio questa mattina, vi registro anche la ricetta, perché poi questa sera quando torneremo a casa magari mi preparerò poi un toast per uno, così ceneremo così, perché adesso fa troppo caldo. E quindi magari farò appunto la ricetta e così ve la darò. Allora, che dire ragazzi, adesso vado a vestirmi sicuramente, perché so che devono arrivare dei corrieri, l'ho sentito tramite un video di Daisy, perché non aveva coraggio di dirmelo. E quindi niente ragazzi, adesso mi vado a mettere una camicia, un pantalone, così poi se arriva il corriere eviterò di scendere in pigiama. Scusate ragazzi, ma si è spento il cellulare perché molto probabilmente è arrivato alla fine. Vabbè, niente, dicevo appunto che adesso vado a cambiarmi velocemente, però prima
come di consuetudine ogni mattina assumo i miei integratori, questi qui di Bears with Benefit. Sapete che oramai li sto assumendo da tantissimo tempo. Io sto utilizzando questi qui al collagene, che non so ragazzi se è stata premiata la costanza nel tempo, ma io sto ottenendo dei risultati pazzeschi proprio a livello di pelle e non solo del viso ma di tutto il corpo, ovviamente più compatta, liscia, idratata, mi ci sto trovando benissimo, infatti non li lascio più. Di questi ne assumo 4 al giorno, ogni mattina. Potete assumerli tranquillamente perché non contengono zuccheri, sono a base di stevia, non c'è un limite di tempo per cui potete prenderli tranquillamente. Come vedete sono così, sono a forma di orsetti gommosi, tra l'altro sono buonissimi, veramente sembrano le caramelline che acquistate nei supermercati. Io questi qui li sto assumendo da tantissimo, forse già un anno, e comunque non li lascio più, mi ci sto trovando benissimo. Anche perché sapete che io, non potendo utilizzare creme di nessun tipo, andando a curare la pelle così con gli integratori, secondo me è la cosa migliore. Questi pensate che li ho fatti vedere anche alla mia dottoressa, che mi ha detto di assumerli tranquillamente visto che non mi danno alcun fastidio. Allora io prendo questi. Poi ovviamente continuo a prendere questi qui per i capelli e poi una new entry, ragazzi, sapete che io ogni tanto vado sul loro sito e mi perdo un po' perché il sito veramente c'è, sul loro sito c'è di tutto e di più, c'è addirittura una sezione dedicata ai bimbi, poi magari alle donne in gravidanza, insomma un po' a tutto il benessere generale. E ho voluto provare questi qui, che sono degli integratori che servono per il metabolismo. Sapete che a una certa età il metabolismo rallenta, per cui voglio prevenire, perché al momento non ho grandi problemi, però voglio provarli. Allora, di questi vi saprò dire fra un mesetto, perché li sto assumendo da 15 giorni e quindi voglio vedere un attimino di cosa si tratta, se funzionano bene come gli altri che non ho più lasciato, ragazzi. Allora, al momento ho sospeso questi qui che utilizzavo per l'ansia, mi ci sono trovata veramente benissimo. Sapete che non ho voluto assumere medicinali perché ovviamente prendendo i medicinali poi al mattino mi svegliavo intontita, insomma non stavo bene, ero moscia per tutto il giorno, non rendevo. Invece con questi integratori, a parte a eliminare completamente l'ansia, ma proprio anche a livello mentale, mi facevano stare bene. Poi ovviamente dormendo di notte, al mattino mi svegliavo bella carica, anche perché comunque contengono tante vitamine. Allora, per quanto riguarda Jessica, invece continuo ad assumere questi qui per i capelli. Sapete che lei li cura tantissimo i capelli. In precedenza utilizzava un altro tipo di integratore, ma poi sapete che lei ruba e quindi mi ha rubato questi e non li ha più lasciati, ragazzi, perché adesso poi se trovo qualche foto vi faccio vedere la differenza, perché si vede proprio ad occhio, e quindi questi per lei per carità. Però devo dire la verità, lei li acquista e quindi se li compra, ecco, non è che ruba i miei, magari qualche volta farà la furbetta, però vabbè. Poi attualmente sta assumendo anche questi, che sono a base di carotene, che rendono appunto la pelle ambrata senza bisogno di prendere il sole. E questi io per il momento non li assumo più perché volevo provare quelli appunto per il metabolismo. E infine, ah ecco, questi qui invece li prende solo Jessica, li ha scelti lei, e se li ha acquistati lei sinceramente, e praticamente servono per sempre una questione di pelle. Infatti ieri mi diceva: guarda mamma che sono validi, provali anche tu, perché tutte le imperfezioni sono sparite nel giro di un mese. Addirittura mi diceva che le imperfezioni anche sui, ha visto molto giovamento proprio sui glutei, sapete che lei fa palestra, e quindi ha detto proprio quella cellulite che magari prima si intravedeva sparita completamente. Ora io non lo so, lei mi diceva appunto questa cosa qua, è quasi quasi non lo so, vorrei provarli anch'io. Comunque sono ottimi. Guardate, io ho fatto tante
collaborazioni sul mio canale, ma il fatto di aver conosciuto questa azienda ha dato una svolta completa a me stessa, proprio perché serve proprio per la mia persona, cosa che io non faccio mai, non mi curo molto, ecco. Però assumendo gli integratori, sapete che io, non utilizzando creme, cremine, o potendo fare diversi tipi di trattamenti, secondo me il fatto di assumere questi integratori veramente mi ha aiutato moltissimo, ecco. Niente ragazzi, allora io vi ricordo del mio codice sconto, che è sempre attivo, sempre valido in qualsiasi momento, quindi ne potrete usufruire quando volete, anche soltanto per provarli. Però ricordatevi che una confezione ovvio vi dà, ad esempio Jessica questi nel giro di un mese ha visto proprio cambiamento, però la costanza vi aiuterà tantissimo. E io vi dico, guardate, veramente non è che adesso perché devo pubblicizzare questi integratori, ma questi della pelle sono pazzeschi, veramente pazzeschi, un cambiamento pazzesco, proprio la pelle è migliorata tantissimo, appunto non solo quella del viso ma di tutto il corpo. E quindi niente, provate con il mio codice che vi dà diritto al 20% di sconto, che si va ad accumulare agli sconti già presenti sul sito, quindi avrete un notevole sconto. E però per utilizzare questo sconto dovrete cliccare il link diretto che vi lascio io, che vi fa poi accedere direttamente al loro sito con lo sconto già compreso. Va bene ragazzi, adesso vado a cambiarmi per evitare che arrivi qualcuno e sono ancora in pigiama, e ci aggiorniamo più tardi, anche perché mi metto in cucina e prepariamo insieme il pane in cassetta. Allora, questi sono gli ingredienti che ci serviranno per fare il pane in cassetta. Partiamo dalla farina zero, e poi latte, lievito di birra, burro morbido, zucchero e sale. Ora io andrò ad utilizzare la planetaria, però potete impastare benissimo anche a mano. Inizio sciogliendo il lievito in un po' di latte preso dal totale, ovviamente. E poi aggiungo anche un cucchiaino di zucchero, sempre preso dal totale. Ora mescolo bene e poi procedo. Allora, adesso in planetaria, ovviamente munita di gancio, uniamo la farina. Con lo zucchero e il lievito sciolto. Ed ora iniziamo ad impastare. Lentamente aggiungiamo il resto del latte. Lasciamo infornare a velocità 2. A questo punto lasciamo riposare per almeno 5 minuti e poi andremo ad aggiungere il burro. Ora possiamo aggiungere il burro un po' per volta. È importante fare amalgamare bene il burro prima di aggiungerne altro. Ora possiamo aggiungere il sale in 2 riprese. Trasferiamo l'impasto in una ciotola imburrata e copriamo con pellicola. Ora facciamo triplicare di volume l'impasto. Ed ecco pronto il nostro impasto. Ora lo divido a metà, cercando di fare 2 palline dello stesso peso. Una volta separato l'impasto e diviso in 2,
Lo copriamo e lo facciamo lievitare per altri 20 minuti. Ora cercate di allungare la pallina in modo poi da fare alcune pieghe, così come vi mostro nel video. Ora procediamo con le pieghe. La stessa cosa facciamo con l'altra parte dell'impasto. Because without you by my side I would be stuck here on the ground. You're lighting up the way, I can see the road ahead of me. I won't be stumbling in the dark. Your eyes are shining like the... A questo punto imburriamo e infariniamo lo stampo, dopodiché adagiamo al suo interno le due pagnottine. E facciamo lievitare ancora per un po'. Ecco qui. Il nostro pane è pronto per essere infornato a 185 gradi per circa 30-40 minuti. Ovviamente copriamo tutto e possiamo infornare. Allora, ecco qui il nostro pane. Mamma mia, come brucia! Ora cerco di farvelo vedere. Ok, guardate, si è cotto veramente bene bene. È fenomenale questa teglia, è pazzesca. I don't need anybody, I don't need anybody else. No one will ever take me, no one will ever take me away from. Guardate, si è cotto alla perfezione. Allora, questo è il risultato finale, guardate. E niente, devo dire che questa teglia è veramente eccezionale, ragazzi. Provatela perché cuoce in un modo veramente fantastico. Comunque, ora lo farò raffreddare. E poi magari questa sera prepareremo dei buonissimi toast. Look out, here she comes. The woman that I love. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel. She has someone who makes her happy. I'm a girl. Allora, siamo appena arrivati e vedo già, anzi non vedo perché le hanno tolte, lì c'erano le porte, quindi vuol dire che le hanno messe. Oh mio Dio, sono emozionatissima. Ora andiamo a vedere subito. 1 2 3. Eccola qui, guardate che meraviglia, mi piace veramente tanto, bellissima. L'unica cosa, andremo poi a sostituire le maniglie, perché questo colore non ci piace per niente, vero Jessica? E anche queste placchette qui laterali alla porta. Saranno completamente di un altro colore, ma poi lo faremo quando magari abiteremo già qua. Comunque, guardate. Vabbè, qui ci sono vetrate su vetrate. E comunque la porta è bellissima. Mi piace veramente tanto, tanto. Ora vi mostro anche quella del locale dove c'è la pompa di calore, che è altrettanto bella.
without knowing she did. But I guess that it will pass. Yeah, I can't be the only one who got lost inside the blue of those eyes. I've gotta let her go. Allora, adesso qui è ancora tutto in alto mare, però volevo farvi vedere la porta. Questa è quella dove c'è il locale della pompa di calore. Guardate, bellissima, bellissima anche questa. Allora, lì hanno già preparato tutto quanto, tutti i sacchi da far portare via. Ora vi faccio vedere le porte. Guardate, sono davvero semplici e molto eleganti, mi piacciono tantissimo. Adesso spero che riusciate a vederle. L'unica cosa, ragazzi, non mi piace per niente la maniglia, infatti andremo poi a sostituirla. Comunque, per il momento, quando poi abiteremo qui, andremo a sostituire la maniglia. Ora vi voglio far vedere anche un'altra cosa. Adesso chiudo soltanto. Ok, allora, per quanto riguarda questo corridoio, ovviamente qui ci sarà la ringhiera, perché non sarà assolutamente così. E questa invece è la porta del bagno scorrevole. Ecco, questo è il bagno, vabbè, ma tanto l'avete già visto. E niente, la porta è questa. Anche questa è davvero molto bella. È proprio bello il materiale, vabbè, adesso è tutta da pulire, però comunque veramente bella. Aspettate che chiudo bene. Amiche mie, scusate la faccia, ma veramente sono sfatta perché il caldo è abominevole oggi, veramente un caldo pazzesco. Allora, non ci siamo poi più visti perché abbiamo fatto mille cose, veramente, guardate, io ero all'oscuro di tutto, mentre mio marito e Jessica sapevano tutto quanto, me l'hanno tenuto nascosto finché siamo arrivati in cantiere. Perché questa mattina l'architetto ha inviato sia mio marito che a Jessica le foto di tutti i lavori che erano stati fatti, quindi loro sapevano che erano state già messe le porte sia interne che esterne, invece io non sapevo nulla, hanno voluto farmi una sorpresa, quindi quando poi siamo arrivati in cantiere mi sono resa conto di tutto. Allora, io sto parlando, guardate, non so se vedete, un livido allucinante. Ieri ero a casa di mia mamma, è arrivato mio papà, poverino, aveva tutte le borse della spesa, per cui le appoggiate per terra, io per prendere le borse ho battuto vicino al tavolo. Sapete, mia mamma ha un tipo di tavolo barocco veneziano, tutto lavorato, e ogni volta sia io che lei che anche mio padre ci massacriamo, perché ogni volta che magari uno batte subito si forma il livido, perché sto tavolo è talmente massiccio. Infatti abbiamo sempre molta paura quando arriva Angelica, sapete che lei corre, quindi abbiamo veramente paura che magari va a sbattere anche solo con la testa, perché è alla sua altezza, e quindi mia mamma sempre un po' preferisce quasi sempre venire lei qui, proprio per via di questi mobili massicci. Ogni volta veramente non vi dico le gambe di mia mamma in che stato sono. Comunque, poi tutto il resto sono tutte punture di insetti, perché guardate, qui sta diventando invivibile. Allora, noi abitiamo in un corso bellissimo, alberato, però mentre una volta facevano tanta manutenzione, sono anni che non tagliano più questi alberi, tanto è vero che io non apro mai la camera da letto o il bagno
cioè se apro le finestre io rimango lì, perché altrimenti entrano mille insetti di qualsiasi tipo. L'altra mattina addirittura dei vermi con le ali, delle cose pazzesche, portati proprio dalle foglie di questi alberi. Tra l'altro sono anche tutti malati gli alberi, non hanno alcun tipo di manutenzione. Figuratevi che nel bagno, se io apro la finestra, un ramo completo, ma proprio grande, entra tutto in casa, figuratevi. E quindi dobbiamo anche tenere chiuse le porte per questo motivo. E poi, cioè, quando qualcuno mi scrive, ma andate lì in campagna in mezzo agli insetti, ma peggio di qua, ragazzi, non lo so. Comunque, niente, vi stavo appunto raccontando di questa cosa che è successa questa mattina. Infatti mio marito oggi sono arrivati a casa, non hanno pranzato, siamo andati subito in cantiere. L'unica cosa che mi dispiace è non essere riuscita a farvi vedere tutto, ma questo perché lì sul cantiere c'erano tante persone, sono venuti anche due ragazzi che si occuperanno poi di tagliare tutta l'erba, perché veramente siamo sommersi. C'era il geometra, il ragazzo che si è occupato delle fognature. Infatti mio marito doveva parlare un attimino con loro, per cui non sono stata lì a registrare tutto, ecco. Però ci tenevo tantissimo a farvi vedere la porta, perché allora nel video rende sì, ma non come dal vivo. È bellissima, bellissima, fantastica, ragazzi, veramente bella. È la classica porta americana, vi dirò. È ancora più bella di quello che noi ci aspettavamo, veramente fantastica. L'unica cosa, come vi ho detto lì quando ero in cantiere, non mi piacciono le maniglie. Non mi piacciono le maniglie, sia quelle delle porte interne che ovviamente della porta d'ingresso, che però poi una volta che abiteremo lì andremo a sostituire, perché io odio l'argento, odio quella cromatura, non mi piace, è troppo fredda, non fa per me, per cui poi andremo a sostituirle. Le porte interne fantastiche, anche il materiale, sono bellissime, veramente belle, sono delle porte stupende, sono molto semplici, ma le abbiamo scelte noi così, un po' io perché mi sono adeguata al tipo di cucina che vorrei prendere. E comunque la porta, essendo così semplice, è anche molto facile da tenere pulita, perché io nell'altra casa le avevo tutte lavorate, sapete, con quei vetri zigrinati che si infilava tutta la polvere, poi magari andavo a lavarle e si attaccava tutto. Ho voluto proprio evitare quel genere. Che dire, non avete visto la porta d'ingresso dell'appartamento dei miei genitori, che è favolosa, l'ha scelta la mia mamma, e lei ha scelto il maniglione, come c'è anche nella porta che dà poi dove c'è la pompa di calore. E in più mia mamma ha tutti i rombi nella porta, è fantastica, bellissima. Guardate, l'appartamento dei miei genitori è piccolino, ma è una bomboniera. A parte che c'è una luminosità, non so, oggi sarà perché il sole era completamente dalla parte dell'appartamento dei miei genitori, era illuminato, poi quel bagno così brillante, bianco, bellissimo, e è veramente rimasto un gioiello, una bomboniera. Poi nella camera da letto c'è questa mega finestra, io vorrei già portarla lunedì, però non credo di portarla, perché c'è ancora l'esterno della casa, è malmesso ancora, ecco, non è tanto accessibile più che altro a lei. Mio papà no, ma mia mamma fa un po' più di fatica, per cui preferisco che sia un po' più a posto, ecco. Comunque niente, ragazzi, mi dispiace non essere riuscita a farvi vedere tutto quanto, però sicuramente domenica andremo lì sul posto con un po' più di calma e magari vi farò vedere anche il resto delle porte, ecco. Magari nell'appartamento dei miei genitori, la porta d'ingresso di mia mamma è bellissima. Va bene, lasciatemi scritto nei commenti se la porta vi è piaciuta, perché sapete che io ci tengo molto al vostro parere, e quindi spero domenica di riuscire a farvi vedere anche il resto dei lavori. Adesso stiamo aspettando che termineranno poi sia la scala che qualche lavoretto interno, come ad esempio lo zoccoletto, insomma ci sono ancora alcuni punti da sistemare, ma niente di che. Poi dovranno tinteggiare e finalmente inizieremo a portare i mobili, specialmente quelli che ho qui in scatolati. Ah, non vi ho detto una cosa pazzesca.
pazzesca. Abbiamo fatto un ordine questa volta su Amazon, perché sapete che l'altra volta ho ordinato le applique. L'unica cosa, ragazzi, che era presente Jessica e mi ha fatto sforare il budget non di poco, quindi di questa cosa sono abbastanza un po' così, però lei mi ha detto mamma, facciamo l'acquisto una sola volta, lo facciamo che merita. Vabbè, e poi sempre la sua frase, tanto paghi tu, mi dice, vabbè. E comunque abbiamo preso le applique. Allora, eravamo orientate su due tipi: uno, quello classico americano che si vede in tutte le case americane, che era tra l'altro quello che avevo scelto io, e poi uno simile però che non si è visto ancora da nessuna parte, e quindi abbiamo optato per quello. E così è molto tenue, elegante, e non vedo l'ora che arrivi. Dovrebbe arrivare tra pochi giorni. Questo finalmente sono sicura che arriverà, perché le abbiamo prese su Amazon. Adesso poi, se vi interessa, vi lascio poi tutti i link, e non vedo davvero l'ora di farvele vedere. Appena arriverà il pacco ve le mostrerò e poi andremo a metterle subito. Ah, subito no, dipende se avranno già tinteggiato i muri. Va bene ragazzi, allora io vi ringrazio come sempre. Vi ringrazio tantissimo, soprattutto tutte le persone che sono sempre pronte a... Dicevo, ecco perché si è spento un'altra volta, ringrazio tutte le persone che sono sempre pronte a difendermi sotto magari quei commenti che ogni tanto arrivano un po' pungenti, però va bene. Comunque quei commenti ci saranno sempre sicuramente, ma oramai me ne sono fatta una ragione. Comunque volevo ringraziare tutte le persone che sono sempre pronte a difendermi, grazie di cuore. Va bene ragazzi, allora io vi mando un mega bacione, vado a farmi una bella doccia perché non ne posso più, e poi tra l'altro mi metto a preparare i toast per questa sera. Se rimane un po' di tempo vi farò vedere il risultato, però non lo so perché questo video durerà tantissimo. E niente, ci vedremo molto presto in un prossimo video. Ciao a tutti e buona serata. Hey, I heard you got a new best friend. Yeah, it hurts a bit, I won't pretend that it doesn't matter that you're with someone else. In a way, that's how it's supposed to be. If I'm unable to make you happy, then it's for the better that you are not with me. That's why I wrote you a letter, 'cause you see, I write so much better than I speak. And I need to tell you, you were my best friend till the end. Ecco qui ragazzi, ho preparato questi deliziosi toast, li ho cucinati in friggitrice ad aria a 195 gradi per 3 minuti per parte. Provateli, sono buonissimi e super croccanti,